Buonasera. Intervento della polizia questa notte per sedare una lite familiare che stava degenerando. Ad avvertire le forze dell'ordine, la moglie di un cittadino marocchino minacciata insieme ai figli da comportamenti violenti del marito, che aveva iniziato a distruggere l'abitazione per poi allontanarsi. Al commissariato sono emerse minacce e maltrattamenti a cui l'uomo, una volta rintracciato, non ha accettato di porre fine. È stato quindi allontanato dalla casa familiare. È stato pubblicato sul sito del comune il bando per la domanda di contributo a favore di nuclei familiari colpiti da sfratto esecutivo per morosità incolpevole, cioè determinata ad esempio da perdita o riduzione del lavoro. Si tratta di un intervento per aiutare chi si trova in difficoltà in riferimento all'importante tema dell'abitare, ha spiegato l'assessore ai servizi sociali Antonella Vivi, grazie all'accesso al fondo assegnato dalla Regione. Le domande potranno essere presentate fino al 23 dicembre. La cooperativa sociale Soul Garden organizza corsi gratuiti di cucina e decorazioni natalizie in vista delle prossime festività. Gli appuntamenti prenderanno il via domani alle 14:30 presso la sede di Via Madre Teresa di Calcutta 5 e continueranno anche per il prossimo weekend. Passiamo allo sport. Impegno casalingo domani per il Sassuolo che alle 18 affronterà l'Hellas Verona al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ascoltiamo il commento pre-gara di mister Di Francesco. Devo dire che il Verona l'anno scorso ha fatto un grande campionato per merito anche del suo allenatore che ha fatto un ottimo lavoro in un momento in cui magari non ha fatto grandissimi risultati, però ritengo che sia una buona squadra e Andrea Mandolini ha fatto un gran lavoro. Secondo me lo sta facendo ancora, perché è una squadra da prendere con le molle, sarà una partita per noi difficilissima, anche se la classifica quest'anno è un pochino diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Dando continuità di risultati per noi è stato veramente importante, anche la vittoria di domenica ci ha dato ancora quella forza, quella consapevolezza che magari ci mancava per fare un po' il salto in qualità, anche se dal mio punto di vista non abbiamo completato ancora la maturazione, la crescita, perché manca ancora tanto e mi auguro di continuare su questa strada, su questo percorso di crescita che i ragazzi stanno effettuando. Se non andassimo a togliere i 7 gol di San Siro, che è stata una partita particolare, saremmo forse una delle migliori difese del campionato. Ci sta, da quella partita siamo anche un pochino ripartiti come attenzione, come applicazione alla fase difensiva, dove noi ci lavoriamo. Qualcuno magari può pensare che noi pensiamo solo ad attaccare, però per poter attaccare bene bisogna fare un'ottima fase difensiva, lo stiamo facendo, ma questo non ci deve far abbassare, come ho detto prima, la guardia. Dobbiamo dare grande continuità, crescere ancora, crescere in quello che sviluppiamo, nei movimenti offensivi, dove mi aspetto sempre dei miglioramenti. Il Verona ha affrontato squadre che giocavano con 5 difensori dietro, 3, 5, chiamate come volete, nel senso che ha avuto un atteggiamento diverso e magari non è riuscito a proporre il 4-3-3 solito. Con noi sono convinto che tornerà a fare il 4-3-3, vedremo una bella partita aperta, me lo auguro. È ovvio che dipende anche molto da noi, dalla lucidità anche mentale che mettiamo in campo, non solo dalla freschezza atletica. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a lunedì.